Le partenze di Marcus prima, di Fall poi, i fattacci di domenica sera e rotazioni già molto risicate. In casa Giulianova, di fronte però non c'è una squadra qualunque. 12 vittorie di fila, poi lo stop di Fabriano e la terza forza del torneo. Questa è l'albergatore pro Rinascita Rimini dal Palacastrum di Giulianova Lido. Buonasera da Lorenzo Cremona e da Adriano Vannucci. E benvenuti alla 23esima giornata e l'ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B, girone C, targato Old Wild West, con la regia di Bruno Scarpone che inquadra i tifosi di Giulianova. Il giusto omaggio dopo i brutti fatti di domenica sera. Adriano, non si parla di basket, eppure dobbiamo partire da quello che è successo, dalla brutta e vile aggressione ai danni di Marcello Piccoli e Rafa Chiti. I tifosi giuliesi esprimono la propria solidarietà, un augurio anche da parte nostra, Rafa Chiti, di pronta guarigione. Assolutamente, brutti fatti quelli di domenica scorsa, un'aggressione ai nostri ragazzi, hanno avuto la peggio Rafael, che sicuramente ci sta guardando, che torna da Udine per operarsi la mandibola, e Marcello Piccoli che è fortunatamente in campo, loro va nostro in bocca al lupo per una pronta guarigione. Parliamo di basket, oggi abbiamo una gran bella partita qui al Palacastrum, viene Rimini, una delle squadre più in forma di tutto il girone C. Adriano, questa domanda già te l'ho fatta, eppure te la voglio porgere per l'ennesima volta. Giulianova ha sempre perso contro le prime della classe e sempre con ampi margini, prima o poi per la legge dei grandi numeri bisognerà sfatare questo tabù, e questa sera la volta giusta? Ma guarda, allora, come hai detto tu, la legge dei grandi numeri è della nostra, perché prima o poi una delle big bisogna anche batterla. Rimini è una squadra quadrata, una squadra forte, una squadra che ha dimostrato di giocare un basket eccezionale, magari proprio questa sera forse nella partita meno indicata, perché come dicevi tu Giulianova ha le rotazioni un po' corte, però magari è la gara che Rimini magari prende un po' sotto gamba e invece noi la giochiamo bene. Giulianova che se la va a giocare partendo con Marcello Piccoli che salta per la palla 2, non la vince, primo possesso di Rimini e primi due punti del numero 14. Francesco Bedetti, top scorer della propria squadra, viaggia a 14 punti a partita. Giulianova, dicevamo, con Piccone da play che si alternerà ovviamente con Shaquille Hidalgo nello spot di numero 1. Diciamo Fabrizio Piccone, Salvatore Genovese, Enrico Gobbato e Marcello Piccoli. I primi due sono proprio di Shaquille Hidalgo, che in penetrazione con la mano mancina pareggia a quota 2 e Giulianova si piazza subito a zona in difesa. Rinaldi circola il pallone nell'attacco della squadra ospite, palleggio, arresto e tiro ancora di Bedetti, questo sbagliato rimbalzo di Piccone, poi andremo a dare uno sguardo anche agli ospiti. Gobbato riceve profondo, anche lui con la mano mancina, inizia forte Giulianova, Enrico Gobbato fa 4-2 e poi è ancora Francesco Bedetti in contropiede, primi 4 di Rimini delle numero 14. Totò Genovese subito da 3 punti con errore, rimbalzo difensivo dell'albergatore pro e poi il veterano play ex Montegranaro Eugenio Rivali si va sotto dall'altro Bedetti, il numero 11 Luca, che va a realizzare. Sono partite forti le due squadre in un minuto e mezzo, 6-4 per la squadra ospite, con Alexander Simoncelli da una parte, Mattia Cardellini, due giocatori molto esperti che vanno a dispensare consigli ai propri compagni. Anche Gobbato prende, spara da tre, sbaglia, il rimbalzo è di Marcello Piccoli che ha recuperato in tempo per questa partita e rimbalza in attacco, fa 6 pari. Come diceva giustamente Adriano, mi unisco al coro dei tifosi di Giulianova, della società, dello stesso Adriano Vannucci qui al commento tecnico. Auguri Rafa Chiti, sappiamo che ci starai guardando, un augurio di pronta guarigione al ragazzone che quest'anno è cresciuto molto in maglia Giulianova. Ricordiamo la sua super prestazione, il suo super terzo quarto nella vittoria interna contro Porto Sant'Elpidio. Nel frattempo Tommaso Rinaldi si iscrive al match e dà il nuovo vantaggio alla formazione biancorossa, con Genovese che finta il tiro poi vuole andare dentro, palleggio, arresto e tiro, Salvatore Genovese con coach Cesare Ciocca
e il suo assistente Villani a chiamare difesa 2-2-2, vale a dire zona 2-3 per il globo Giulianova, con Benedetti che vuole Rinaldi, c'è Piccoli su di lui, pronto il raddoppio su Rinaldi, si va sotto per l'errore del numero 18, vale a dire Giorgio Broglia, che va a sbagliare. L'ultimo tocco è però della difesa. Si riparte con un extra possesso in zone offense per Rimini, con coach Massimo Bernardi a catechizzare i suoi rivali. Penetrazione, scarico, si va sempre sotto da Rinaldi, ancora Eugenio Rivali, il tiro è sbagliato, c'è presenza a rimbalzo di Genovese. 6 minuti e 38 da giocare in questo primo quarto. Genovese senza esitare, solo primo ferro per lui, Francesco Benedetti, per Eugenio Rivali, con Giulianova che continua con questa difesa a zona, complici le rotazioni risicate qui capitano Tommaso Rinaldi. Lo ricordiamo, tanti anni in A2 per lui, è fortunato, il ferro gli dice di sì e dunque è nuovo più due per la squadra ospite, con Piccone che va a penetrare ma a sbattere nel muro della difesa riminese. Rivali, nessuno contro Benedetti, più quattro ospite, time out Giulianova. Sempre in diretta qui dal Palacastrum, 12-8 per la squadra ospite, e il time out di coach Cesare Ciocca, che ha visto qualcosina che non andava in difesa. Adriano, probabilmente questo è il motivo del time out chiamato da coach Ciocca. La squadra ha già pochi punti nelle mani, subirne 12 in 4 minuti non è il miglior modo di iniziare. Assolutamente, un paio di attacchi giocati così così, soprattutto due cattivi rientri difensivi. Coach Ciocca ha voluto parlarci su, perché Giulianova, per la configurazione di squadra che ha adesso, non può lasciare canestri facili, è una squadra che segna tanto come Rimini. Ricordiamolo, terza forza attualmente di questo girone C, Hidalgo fuori, Genovese, qualcuno deve tirare, lo fa Genovese che pesca il jolly da tre punti allo scadere dei 24 con la mano in faccia. E poi gobbato in difesa, torna bene lui, ottimo difensore, tanta energia. Queste le caratteristiche di Enrico Gobbato, che non ha assolutamente lasciato il contropiede primario. E Giulianova che è uscita bene dal timeout, quantomeno per l'atteggiamento mostrato in difesa. Rivali dietro il blocco di Rinaldi, contro Piccone, si va fuori da Francesco Benedetti, Hidalgo su di lui, ancora Benedetti, si va da Luca che si va a prendere il fallo di Genovese, che poi si va a scusare. Francesco Benedetti nervoso in questo inizio di partita, anche colloquio con il coach Massimo Bernardi. Ora Tommaso Rinaldi lo è andato a prendere e tranquillizzarlo. In lunetta Luca Benedetti per due tiri liberi. Dicevamo 12 vittorie consecutive, poi lo stop contro Fabriano per quella che è ad oggi la squadra terza in classifica. Rimini con un girone di ritorno finora spaziale, che ha aggiunto Alexander Simoncelli nel proprio roster, il giocatore che era partito a Rimini
doppia infrazione di doppio palleggio non rilevata Hidalgo, che poi comunque va a sbagliare. Dall'altra parte c'è Bedetti, lo scarico fuori per Rivali, extra pass per Rinaldi, da questi ancora Bedetti, bene per Rivali che va a sbagliare, rimbalzo in attacco per gli ospiti, il tiro non ha toccato il ferro, dunque rimangono 6 secondi, palla sotto per Broglia che non riesce a prendere il pallone, dunque si annovera tra le palle perse questa della Rinascita Basket Rimini. 13-11 per la formazione ospite, 4:37 da giocare in questo primo quarto di gioco. Con Giulianova che oltre a Ian De Falla accasatosi a Reggio Calabria e Nicola Marcus prima che si era accasato ad Angri in C-Gold, ha perso diciamo Rafa Chiti e in settimana Amar Balic si è accasato a Pozzuoli rimanendo nel girone B, ma nel girone D, sempre in Serie B. Un ispirato Totò Genovese si prende il tiro dai 6 metri, realizza in pata a quota 13 con Piccoli in difesa su Rinaldi. Rinaldi che pesca il taglio di Francesco Bedetti, che in questo inizio, Adriano, è una scheggia, si sta prendendo tante responsabilità, non a caso il top scorer della propria squadra. Beh, non lo scopriamo di certo, è un giocatore con tanti punti nelle mani, ha attaccato bene il canestro, soprattutto sfruttando un paio di rotazioni difensive dal lato sbagliato, e si butta dentro e guadagnandosi due tiri liberi comunque importanti. Esce corto il primo tiro libero dalle mani di Francesco Bedetti, 43% da tre punti, 66% da due, tante responsabilità in attacco per il giocatore che qui fa 0 su 2. Gobbato vola al rimbalzo Fabrizio Piccone, non c'è possibilità di transizione per Giulianova, e allora Hidalgo in uno contro uno, scarico per Piccoli che finta linea di fondo fuori da Hidalgo, extra pass per Genovese, piazzato da tre con errore, Gobbato fa la voce grossa al rimbalzo, da non sottovalutare l'inizio del giocatore nato a Trieste alla sua seconda stagione in maglia Giulianova, Enrico Gobbato, giocatore che molte volte non si scopre dalle statistiche ma fa tutte quelle piccole cose utili alla propria squadra. Qui rimbalza un attacco ed il fallo subito, che comunque nel computo statistiche, nel computo valutazione troveremo a fine partita. Blocco di Genovese per Piccone, poi quello di Piccoli, Piccone fuori per Hidalgo, la penetrazione di Hidalgo, alza la parabola, sbaglia ancora Marcello Piccoli, altro rimbalzo in attacco del giocatore bergamasco, e Giulianova mette il naso avanti per la prima volta in questa partita sul 15-13, 3 minuti 30 da giocare prima del primo mini riposo con Eugenio Rivali. Si allacciano Piccoli e Rinaldi, Rinaldi d'esperienza fa vedere il contatto, sanzionato il fallo al lungo in maglia numero 19 Marcello Piccoli, è il primo nella sua partita, è il terzo di squadra, fuori Hidalgo e torna, fa il suo ingresso nel 2020 capitan Mattia Cardellini, che torna qui al Palacastrum dopo i problemi dovuti ad un'ernia, ha saltato tutto l'inizio del nuovo anno ed anche l'ultima trasferta di Faenza del 2019, e vediamo come il capitano riuscirà a dare il proprio apporto. Si va fuori per il tiro da tre punti da parte di Moffa, c'è l'errore ma c'è il rimbalzo in attacco di Rinaldi, due punti che vengono convalidati, dunque i due di Rinaldi arrivati entro i 24 secondi, 3 minuti esatti da giocare, perfetta parità quota 15 con Genovese, si mette in proprio Genovese in post basso, uno contro uno, la finta poi in allontanamento, errore per lui dopo la buona difesa di Giorgio Broglia. Rivali fuori per il nuovo entrato Luca Pesaresi, qui Piccoli è saltato sulla finta proprio di Giorgio Broglia, lui 8,5 punti di media partita, secondo fallo di Piccoli, questa sì che è una brutta notizia per coach Ciocca, già privo di centimetri sotto le plance.
Dunque esce Piccoli e già il quintetto non proprio centimetrico, se così possiamo dire, si abbassa ulteriormente. Dentro il giovanissimo Fabio Massimo Sebastianelli, con Giulianova che rimane a zona, bene gobbato in difesa, la rimessa di
È iniziato il secondo quarto di gioco qui al Palacastrum, primo possesso per il Globo Giulianova sul meno 3, 19-22 ancora, Hidalgo dentro, uno contro uno, Hidalgo va a sbagliare, prende lui il rimbalzo, ancora Hidalgo in avvicinamento, mano mancina e canestro di Shaquille Hidalgo. E Giulianova sul meno 1, Giulianova ha reagito dove il parziale di 9-0 Rimini, che era andato avanti di 7 sul 15-22, controparziale a cavallo tra fine primo e inizio secondo quarto di 6-0 per la squadra di coach Cesare Ciocca. Bravo Gobbato a sporcare, poi a recuperare questo pallone, Moffa fuori per il tiro da 3 punti da 8 metri allo scadere dei 24 da parte del numero 6 pesaresi, poi calpestata la linea di fondo da parte di Sebastianelli, dunque palla persa Giulianova. Con la squadra di casa che resta sul meno 1. Sesto punto nel frattempo per Hidalgo, che qui in difesa non riesce ad arginare Luca Bedetti, che scrive 7 punti. Hidalgo sotto per Gobbato, si appoggia al tabellone, l'assist dell'ex Oleggio, il canestro di Gobbato, Giulianova sta rispondendo presente nonostante la caratura degli ospiti, nonostante le rotazioni risicate. Giulianova in questo inizio c'è, meno 1, 23-24, scarico di Pesaresi, ora fuori per Broglia che rifiuta il tiro, Broglia penetrazione, sbaglia solo Ferro, Gobbato tocca, Sebastianelli per Cardellini, apertura per Genovese che prende, spara da 3, non gli entra questo tiro. Tante responsabilità, come giusto che sia, se le sta prendendo l'ex giocatore di Lucca con Rinaldi. Lui sì che ha iniziato forte questa partita, scarica sotto, la palla tocca la parte inferiore del tabellone e dunque palla persa. Time out Rimini, mini spot per noi. Dopo il time out chiesto da coach Massimo Bernardi, le due squadre sono sul parquet con Giulianova che ha il possesso per rimettere il naso avanti, lo ha fatto una sola volta nella partita sul 15-13, poi c'è stato quel parziale di 9-0 degli ospiti. Qui Luca Bedetti anticipa Hidalgo, rimane in attacco la formazione di coach Cesare Ciocca, reduce dalla sconfitta con l'onore delle armi avvenuta settimana scorsa a Civitanova in casa dei fratelli Amoroso e di Pierini. Mentre dicevamo di Rimini, dopo le 12 vittorie consecutive battuta d'arresto in casa della capolista Fabriano, Hidalgo fuori, Cardellini prende da 3 punti il suo tiro, però allo scadere dei 24 non trova il fondo della retina, si resta sul 24-23 per l'albergatore pro a 7 minuti e 33. Sempre difesa zona per Giulianova con Broglia che vuol prendersi la linea di fondo,
genovese dovrebbe essere stato lui il colpevole. Ed è il secondo fallo personale di Genovese, smorfia da parte di Coach Cesare Ciocca, perché Genovese e Piccoli ora sono gravati di due falli e deve fare di necessità virtù l'allenatore del Globo. Ramilli per Broglia, penetrazione, sbaglia Broglia. Il fallo è del numero 25 Gobbato, fischio che è comunque dubbio, sembrava una buona difesa ai limiti della regolarità quella di Giulianova. Fallo sanzionato ad Enrico Gobbato. Richiamo a coach Cesare Ciocca, dopodiché sarà fallo tecnico per le proteste dell'allenatore della squadra di casa, che non ha condiviso questo fischio che manda in lunetta il numero 18, l'ala Giorgio Broglia, per due tiri liberi. Broglia fa 2 su 2, torna Francesco Bedetti, esce Nicolo Moffa, questo è il cambio di coach Massimo Bernardi. 7-17 prima dell'intervallo lungo, più 3 per gli ospiti sul 26-23, e Hidalgo che si incarica di portare avanti questo pallone e va a scambiare con Genovese. Oggi rotazione a 7, compreso il classe 2001 Sebastianelli. Cardellini, vuole Genovese, difende molto forte Broglia, oltre i limiti del consentito secondo l'arbitro. Fallo di Broglia, e dovrebbe trattarsi di terzo fallo se non ho visto male. Anche Broglia a colloquio con gli arbitri. Fuori lui e dentro il numero 35 Matteo Ambrosin. Secondo fallo di Broglia e non terzo. Genovese, linea di fondo, va a sbagliare però Salvatore Genovese. Possesso Rimini, Giulianova sempre con la difesa a zona. Luca Bedetti, lo scarico per Ambrosin che non si prende il tiro. Ancora Francesco Bedetti e poi Ambrosin va a spingere Sebastianelli nel tentativo di prendere posizione. Si tratta di fallo in attacco. Fuori Genovese, non può assolutamente permettersi coach Ciocca Adriano che la sua punta di diamante in attacco rischi il terzo fallo. Assolutamente, soprattutto deve anche gestirlo quanto più possibile. Miglior marcatore della Globo, non bisogna con il rischio di farlo arrivare a fine gara completamente spompato. Come dici giustamente, dunque boccata d'ossigeno anche per Genovese, torna Piccoli, gravato di due falli. Sebastianelli senza paura, da tre punti, con la faccia giusta. 18 anni sì, ma voglia di mettersi in mostra, di emergere. Sebastianelli con la tripla che regala la parità ai suoi. Poi Cardellini recupera e va a appoggiare i suoi primi due punti qui al Palacastro nel 2020. Capitan Cardellini a suonare la carica, a dare il nuovo vantaggio sul 28-26 per la sua squadra. Giulianova che prova un accenno di pressing, non è andato a buon fine, mangiati comunque 10 secondi all'attacco ospite. Pesaresi per Francesco Bedetti, ancora Pesaresi piazzato da tre punti, molto sfortunato. Piccoli al rimbalzo, molto bravo ad arginare il suo avversario, a strappare il rimbalzo. Poi Hidalgo, errore però di Shaquille Hidalgo. E allora Bedetti per Pesaresi, da questi ancora Bedetti, ma Francesco Pesaresi non si prende il tiro. Fallo del numero 2,
Shaquille Hidalgo e coach Cesare Cioccalo va a redarguire. È solo il primo personale per l'ex giocatore di Oleggio, ha militato in Lombardia 3 anni, Shaquille Hidalgo. Si tratta del terzo fallo di squadra per il Globo Giulianova. Ambrosin va sotto per il taglio lungo la linea di fondo da parte di Yuri Ramilli, che si iscrive a questa partita e pareggia quota 28. Primi due dunque per Yuri Ramilli, con Hidalgo che cerca e trova Gobbato. Si va ancora da Shaquille Hidalgo. Fuori Sebastianelli dall'angolo, da 3 punti, ancora Fabio Massimo Sebastianelli. E ancora da 3 punti, il giocatore, cresciuto nel settore giovanile Stella Azzurra Roma, che disputa il campionato Under 20 nazionale con Rosetto Sharks Academy. Piccoli con la stoppata, poi però infrazione di passi da parte di Ramilli. E Adriano, bisogna spendere 2 parole anche per Marcello Piccoli, gravato di 2 falli, ma quanto è cresciuto questo ragazzo, complice anche le partenze di Folle e Marcus, sta trovando maggior minutaggio. Beh, con maggior minutaggio sulle gambe Piccoli sta acquisendo quella fiducia che forse inizio campionato gli mancava. Adesso sta diventando un fattore in difesa ma anche in attacco. Hidalgo 1 contro 1, fuori per Cardellini, anche lui da 3 punti, ferro però da parte di Cardellini, pronto Piccone sul cubo dei cambi. 4 e 10 all'intervallo lungo e più 3 Globo con Francesco Bedetti, che vuole andare dentro. Difesa buona, molto buona di Piccoli, poi rimbalzo in attacco di Ramilli. Eugenio Rivali, palleggio, arresto e tiro. Questo non lo sbaglia mai l'ex Poderosa, e non solo, ex anche Ravenna in A2. Eugenio Rivali, dispensatore di assist se ce n'è uno. Scrive meno 1 sul 31-30. E lo stiamo vedendo Simoncelli finora nella partita. Chissà se ha problemi fisici l'ex Chieti. Hidalgo anche lui si prende il tiro, questo gli esce. Si resta sul più 1 per la squadra di casa, con lo scarico di Bedetti sotto per Ramilli. Errore però. Poi Hidalgo prova a correre, non c'è però superiorità numerica, come si direbbe nel calcio. Gobbato, perso dalla difesa. Gobbato, canestro del più 3, timeout Rimini, 3:13 da giocare. Sempre in diretta qui dal Palacastrum, ci apprestiamo a vivere gli ultimi 3 minuti e 13 di questo intenso ed equilibrato primo tempo dell'ottava giornata di ritorno. Globo contro il Bergatore Pro, Giulianova contro Rimini. Giulianova in cerca di punti salvezza, ad oggi sarebbe salva, ma il campionato è lungo e insidioso. Rimini invece la terza forza del girone. Ambrosin fa saltare Gobbato, poi va dentro e va a realizzare Matteo Ambrosin. I primi 2 punti del lungo in maglia 35, ora in difesa su Hidalgo. È stato ravvisato un fallo, se non andiamo errati, sì, proprio del numero 35 Ambrosin. Secondo fallo personale per Matteo Ambrosin. È il terzo di squadra
per Rimini con Piccone che è tornato sul parquet. Piccone spezza molto bene giocando il pick and roll, il raddoppio va dentro e va a prendersi il fallo della difesa. Intelligente qui Piccone a procurarsi questo fallo. Fuori Ambrosin, è stato il suo terzo fallo in questo momento. Ora colloquio con il coach Massimo Bernardi. E finora in un primo tempo molto molto ben giocato da Giulianova anche in attacco. Fa strano vedere lo zero. Ora primo punto nella partita di Fabrizio Piccone, giocatore che è capace di mettersi in proprio giocatore di striscia, e Leo ha dato ampia dimostrazione in questo campionato, specie qui al Palacastrum. 1-2 per lui. Ora Eugenio Rivali, nessuno va su di lui. Francesco Bedetti per il taglio con errore. Rinaldi non trova più il pallone, ancora Sebastianelli. È già la seconda volta che viene fatto involare il ragazzo in maglia 17 con lanci stile baseball. Palla persa dunque per il Globo Giulianova. È sempre difesa a zona per il Globo con Bedetti che scarica per Francesco Bedetti. Broglie extra passive ancora da Luca Bedetti, bene Piccoli in difesa. È semplicemente più bravo Luca Bedetti a scrivere la nuova parità, quota 34. Hidalgo fuori per Piccoli. Siamo entrati negli ultimi due minuti di questo primo tempo con Piccone che cede a Gobbato. Si va sotto ancora su Marcello Piccoli in angolo da Sebastianelli, tocca Eugenio Rivali e restano 7 secondi per completare l'azione per il Globo Giulianova. Rimette Hidalgo per Piccone, blocco di Piccoli, rimane Rinaldi su Piccone, si va sotto da Piccoli, ma che palla di Piccone! Realizza Piccoli qui un punto da attribuire a Fabrizio Piccone. Qui è caduto rovinosamente a terra Tommaso Rinaldi. Il gioco si ferma. Sembra dolorante Tommaso Rinaldi. Ricordiamo il duo in grigio, i signori Biagio Napolitano e Marcello Marco. È proprio il primo, è andato a dire a Luca Bedetti: forse non avete capito, parlo io. Non è stato ravvisato fallo né in precedenza su Rinaldi e né in questa circostanza. Finora conduzione arbitrale che non sta facendo scontento né Giulianova né Rimini. Qui netta infrazione di passi da parte di Tommaso Rinaldi. Qui c'è poco da dire, ha mosso il piede perno. Palla persa dell'esperto giocatore in maglia 15, possesso Globo Giulianova con Sebastianelli che vuole l'uscita di Piccone. Finta il tiro, poi va a sfidare Rivali. Il fallo è dello stesso playmaker Eugenio Rivali. Se non andiamo errati è il quinto fallo di squadra. Si tratta di Viaggio dalla lunetta per Fabrizio Piccone come in precedenza. Prima il fallo se lo era guadagnato in penetrazione, qui nonostante sia scivolato ha ricevuto il colpo da parte di Rivali. Dunque il giocatore ex Porto Sant'Elpidio due stagioni e lo scorso anno visto in maglia San Severo fa 2-2 per un 3-4 complessivo a gioco fermo che porta Giulianova avanti di 4 ed è il massimo vantaggio per Giulianova con Hidalgo. E qui Hidalgo ha provato ad anticipare il suo avversario, lo ha fatto con un fallo secondo l'arbitro. Due come i falli del numero 2 Shaquille Hidalgo e pesca dalla panchina coach Ciocca con il giovanissimo Marco Cianella a dare minuti di riposo alla sua ai giocatori
diciamo così, titolari. Da tre punti Francesco Bedetti va a sbagliare, Piccoli è un leone sotto le plance e prende anche questo rimbalzo, poi va a portare il blocco a Piccone in angolo. Cianella vuole andare sotto, Cianella, palla persa però del giovanissimo in maglia 8 Luca Bedetti, ne mette due in contropiede, time out per coach Ciocca, 43 secondi e 5 decimi da giocare qui al Palacastrum. Ultimi 43 secondi e 5 decimi da giocare qui al Palacastrum. Il coach Ciocca per questa azione d'attacco ributta in campo Salvatore Genovese. Palla nelle mani di Hidalgo, chissà se Giulianova vorrà prendersi un tiro entro i 15 secondi dell'azione per garantirsi un paio di possessi con Hidalgo, che qui si fa scippare dal suo avversario. E Luca Bedetti scrive 4 punti consecutivi per la parità a quota 38. Hidalgo 1 contro 1, Shaquille Hidalgo per Piccoli, si prende il tiro dalla media, sfortunato Piccoli, ultimo possesso per Rimini, 8 secondi da giocare, si vuole andare da Rinaldi, Piccoli su di lui, Rinaldi vuole sotto Bedetti, il taglio di Rivali che segna l'ultimo canestro di questo primo tempo, chiude con un parziale di 6-0 l'Albergatore Pro, rinascita Rimini al Palacastrum, Giulianova 38, Rimini 40 fra poco per il secondo tempo. In diretta dal Palacastrum di Giulianova Lido, Adriano, una breve chiosa, ha chiuso meglio Rimini nel primo tempo, eppure c'è da lodare Giulianova che con, come dicevamo, con le rotazioni ridotte ai minimi termini sta tenendo testa la terza forza del girone. Assolutamente, ha tenuto testa benissimo per 20 minuti, un paio di disattenzioni nell'ultimo minuto del secondo quarto sono costate un parziale di 6-0 che ha riportato Rimini che ha rincorso veramente per tutto il secondo quarto. Palla fuori per Rivali, si prende la tripla, solo ferro per lui, ancora Piccoli a fare la voce grossa al rimbalzo, Marcello Piccoli. Si tratta del terzo rimbalzo nella sua partita, gobbato sotto da Hidalgo, trova proprio Piccoli che non riesce a ricevere questo pallone e allora prova Rimini a correre con Luca Bedetti, palla fuori con Rinaldi. Che ora scarica su Broglia, non un esaltante primo minuto di basket. Col Palacastrum, Rinaldi, linea di fondo, fuori, Broglia, extra pass per Rivali, finta il tiro. Infrazione di passi di Eugenio Rivali. Primo minuto del terzo quarto non da scrivere negli annali del basket.
tra palle perse e tiri sbagliati. E dunque si resta sul più 2 per gli ospiti, 38-40, punteggio con il quale si è andati negli spogliatoi per l'intervallo lungo. Genovese contro Vedetti, fuori da Piccone, palleggio arresto e tiro di Piccone, errore per lui, al rimbalzo Luca Vedetti, non ha i numeri per correre la formazione ospite. Arriva l'extra pass, Rinaldi da 3 punti, è arrivato un fischio che punisce il numero 18 ospite, fallo in attacco, terzo fallo personale per Giorgio Broglia. Questa non è una buona notizia per coach Massimo Bernardi. Per Giulianova due sono invece falli di Genovese e di Piccoli. Hidalgo elude l'intervento del suo difensore, va dentro, deve scaricare, lo fa su Piccoli in emergenza, poi Piccone ancora per Hidalgo, uno contro uno su Rinaldi. Hidalgo fuori per Genovese che prende, spara da 3 punti. Errore però del giocatore visto in Abruzzo, qui a Roseto, a proprio a Roseto degli Abruzzi, qualche stagione fa, 1-2 si direbbe nel calcio, con la penetrazione ed errore da parte di Francesco Vedetti. Riceve Hidalgo contro Broglia, Hidalgo va dentro, segna, subisce il fallo André Lunetta con il libero aggiuntivo, quarto fallo personale per Giorgio Broglia. Coach Massimo Bernardi è andato a dire qualcosa al signor Marcello Marco, non colui il quale ha sanzionato il fallo di Broglia. Richiamo dopo quello avvenuto a coach Ciocca nel secondo quarto, qui a Massimo Bernardi. Deve abbandonare il parquet Broglia perché è già il quarto fallo del numero 18 in maglia biancorossa. Dentro invece Niccolò Moffa. Nel frattempo Hidalgo completa il gioco da 3 punti, riporta avanti il globo Giulianova sul 41-40. Bene in questa partita Shaquille Hidalgo, uno degli staccanovisti da inizio stagione. Rinaldi fuori per Rivali, vuol battere in uno contro uno Genovese, ultimi 6 secondi, Rivali deve scaricare questo pallone, un tocco con un piede da parte di Piccoli, dovrebbe, eh sì, mancavano 2 secondi allo scadere dei 24, riciclato a 14 per l'attacco ospite. Continua a vedere Alexander Simoncelli seduto in panchina che non entra, dunque non gli porta fortuna il parquet del Palacastrum. In maglia Chieti nella prima giornata di campionato era uscito per infortunio, nel frattempo Hidalgo fa involare Gobbato. Gobbato resta a terra, si tiene il ginocchio sinistro, nulla di grave fortunatamente per Enrico Gobbato, che si prende il fallo di Rivali, andrà in lunetta per il 2 tiri liberi. Importante per il globo Giulianova restare in scia in questo terzo periodo, come fatto nei primi due quarti. Ricordiamo massimo vantaggio per gli ospiti sul più 7, massimo vantaggio per la squadra di casa sul più 4. Gobbato è perfetto a gioco fermo, fa 2 su 2 ed ha un possesso pieno di vantaggio alla sua Giulianova. Francesco Vedetti, Hidalgo tocca, non concretizza la palla recuperata e allora Francesco Vedetti prende, spara da 3, 43% entrando in questa partita. Francesco Vedetti scaglia la tripla della parità. Hidalgo arresta il palleggio, fuori da Gobbato. Si va fuori ancora da Hidalgo, ultimi 7 secondi. Hidalgo scarica per Piccone, brutta palla persa di Hidalgo.
Francesco Bedetti fuori per un altro tiro da tre punti, questo sbagliato, pardon, Bedetti, Francesco con lui il cuore, il tiro lo ha preso, ha tentato la seconda tripla consecutiva, Hidalgo bene per Genovese da tre, il suo tiro, Francesco, pardon, Shaquille Hidalgo con l'assist, salvatore genovese con il canestro pesante, Giulianova resta a zona 2-3 in difesa, moffa, e qui c'è poco da dire, brutta partenza, brutta palla persa, e nel dubbio Adriano, se l'avesse commessa, a me non l'ha fatto vedere malissimo, Giulianova è presente in questa partita finora ed è a più 3, vantaggio frutto comunque della grande applicazione difensiva di una squadra che sta difendendo veramente con le unghie e con i denti questo possesso di vantaggio. E io vorrei rimarcare, indipendentemente dagli 8 punti e 7 rimbalzi, la prova di Enrico Gobato, qui genovese si gira ma va a sbagliare, avrebbe gradito un fallo, non è di questo avviso il 2 in grigio, la prestazione tutta sostanza, tutta grinta di Gobato, si va fuori per un altro tiro di Bedetti, buona scelta di tiro seppur sbagliata, ottava carambola arpionata da Enrico Gobato, Piccoli senza paura, il piazzato dalla media, c'è l'errore, Hidalgo scippa Luca Bedetti, gli applausi del Palacastrum sono per lui, anche Hidalgo molto bravo, che palla per Gobato, l'assist di Hidalgo, il canestro di Gobato, il massimo vantaggio nella partita del globo sul più 5, Bedetti dentro, brutta palla persa, la riconquista Giulianova, Hidalgo vuol correre, nessuno su di lui, Shaquille Hidalgo fa più 7, ritocca il massimo vantaggio, time out Rimini, mini spot per noi. Sempre in diretta qui al Palacastrum, dopo l'obbligatorio time out di coach Massimo Bernardi, tornano sul parquet le due squadre. Parziale aperto di 7-0 per Giulianova, che qui allunga la propria difesa. Ne esce comunque bene l'albergatore però con Rivali. Coach Bernardi in cerca di risposta dopo il time out, Hidalgo! Ancora vicino alla palla recuperata, Rivali dentro, forzato e sbagliato, rimbalzo di Piccoli che prova a far correre Piccone, si arresta, tira dalla media, peccato, poi Hidalgo al rimbalzo in attacco, quasi capitalizza, dà la spazzatura Hidalgo, peccato Giulianova che però è presente in questa partita, si va sotto da Rinaldi che va a sbagliare, poi tocca Genovese, sarà extra possesso per la squadra ospite. In questo momento l'inerzia veste i colori giallorossi e Giulianova deve sfruttare il momento di sbandamento di Rimini. 4:30 per chiudere il terzo periodo, sempre a zona Giulianova, Francesco Bedetti, scarico per il tiro da tre punti, sbagliato da parte di Pesaresi, c'è stato un fallo ed è il numero 25 Gobato che ha spinto Rinaldi. Rimini resterà in attacco. Per Gobato il terzo fallo personale, torna Sebastianelli, comunque il 5 meritato da parte di coach Ciocca, Gobato che sta dando tutto ciò che ha ed è tornato molto bene dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo tra fine gennaio ed inizio febbraio.
Ora Gobbato con tre falli, sicuramente lo rivedremo nell'ultimo periodo. Per il rush finale, Rivali arma la mano di Bedetti, fuori ancora da Pesaresi, altra tripla, prima la sbagliata, adesso anche, e Piccoli ancora a svettare al rimbalzo. Hidalgo per Genovese, extra pace nell'angolo, buon tiro da tre punti! Fabrizio Piccone da Mozzagrogna, tripla del più 10, prima volta che Giulianova va oltre la doppia cifra di vantaggio. 5-3 per chi difende, 4-3 per chi attacca. Rivali, lo scarico per Francesco Bedetti, il tiro lo rifiuta, penetrazione, sbatte contro Piccoli. Pesaresi in emergenza per un buon tiro, comunque da tre punti, seppur sbagliato. Hidalgo tocca, Rivali controlla e Francesco Bedetti si prende il fallo di Piccone. Torna in panchina proprio Francesco Bedetti e non può fare a meno di Broglia in questo momento, coach Bernardi, nonostante si è aggravato di 4 falli. E coach Massimo Bernardi va a dire qualcosa proprio a Francesco Bedetti. Nel frattempo Piccone sbaglia anche lui. Con Giulianova che non sfrutta pieno Rivali. Si vuole andare sotto da Rinaldi, bene Piccoli su di lui, Pesaresi, altro tiro da tre punti, altro errore, Piccoli col taglia fuori. Il fallo dovrebbe essere del numero 15, vale a dire Rinaldi. Adriano, io ti chiedo una considerazione proprio sull'energia messa in campo, abbiamo detto in precedenza di Gobbato, qui di Piccoli, ma è l'intera Giulianova in questo momento a voler a tutti i costi i due punti. Beh, adesso la differenza tra le due squadre è l'energia messa in campo, l'hai detto benissimo. Giulianova sta mettendo tanta energia che compensa anche qualche errore di troppo forse in attacco su qualche palla che potesse sfruttare meglio, però in difesa questa energia si sta tramutando in ottime rotazioni e tanti rimbalzi. Bene Giulianova in difesa, come dice giustamente Adriano Vannucci, quel commento tecnico, eloquenti sono i tre punti realizzati da Rimini in 7 minuti, la terza forza del torneo, 3 punti in 7 minuti, non è cosa da tutti i giorni. Hidalgo per Genovese che si prende la tripla, Toto Genovese da 3 punti, ritoccato il massimo vantaggio, ora è più 13 Globo con coach Ciocca che vuole intensità dalla sua squadra. Qui è sfortunato Ambrosin, continua a litigare con il ferro, percentuali bassissime per Giulianova. Qui Hidalgo quasi palla persa, l'ultimo a toccare è il numero 11 Bedetti, timeout. Parlavo della prestazione di Enrico Gobbato che molte volte non si vede dalle statistiche. Beh, oggi si vede come 10 punti, 4 su 4 da 2, 2 su 2 gioco fermo, 8 rimbalzi, 2 assist, 3 falli subiti. Partitina mica male di Enrico Gobbato questa sera finora. E anche 3 falli, tutta l'energia che sprigiona a volte è giusto che sia così, è giusto che commetta qualche fallo di troppo. Qualche fallo, non ovviamente di troppo. Per un rotondo 20 di valutazione. E poi Hidalgo, Genovese e Piccone che in questo terzo quarto hanno dato manforte, ma è tutta Giulianova, lo stesso Piccoli. Hidalgo scarica nell'angolo per un altro tiro, questo sbagliato di Piccoli. Il rimbalzo di Rimini con
Lo scarico fuori per Rivali, si va da Pesaresi, è sotto ancora da Broglia, uno contro uno su Piccoli, infrazione di passi, non di Broglia, pardon, ma del numero 11, vale a dire Luca Bedetti, uno dei più positivi, 13 punti finora per lui, sicuramente il più positivo nelle fila degli ospiti. Palla persa a Rimini, due esatti da giocare nel terzo quarto con Hidalgo, che va a scambiare proprio con Marcello Piccoli. Sempre Shaquille Hidalgo, blocco di Genovese che poi si apre. Hidalgo vuole andare in uno contro uno, deve scaricare, lo fa su Piccoli, Piccone allo scadere dei 24, on fire Fabrizio Piccone da tre punti, niente male, neanche il suo terzo quarto, aveva chiuso il primo tempo con un 3 su 4 da tre punti e ora si allunga il parziale che diventa di 16-0, 16 sono anche i punti di vantaggio di Giulianova. Siamo passati dal 43 pari al 59-43. Sebastianelli qui va a commettere fallo, se ne accusa subito, è solo il terzo di squadra per il Globo Giulianova, parziale aperto di 16-0, dunque per il Globo è più eloquente il 21-3 di questo terzo periodo in cui Rimini non ha segnato mai tra palle perse e soprattutto tiri sbagliati. Terzo quarto finora da sogno per Giulianova, Ambrosin. Entrambi gli arbitri vanno a ravvisare il fallo, è del numero 2 e di Shaquille Hidalgo e dovrebbe essere terza penalità per Hidalgo. Torna Cardellini. Finora 10 minuti al ritorno qui al Palacastrum per il capitano. Tre falli per Gobbato, tre falli per Hidalgo nelle file dei padroni di casa. Per gli ospiti tre falli di Rivali e Ambrosin, 4 di Broglia. È proprio Ambrosin a gioco fermo per due tiri liberi, il primo non gli entra. L'albergatore però in questo momento ha smarrito la via del canestro. Nel terzo periodo Ambrosin fa 0 su 2. Siamo per entrare nell'ultimo minuto, ultimi 60 secondi di questo terzo periodo con Piccone che vuole andare dentro, mano mancina, ma che bravo, ma che bravo, ma che bravo Fabrizio Piccone, ancora lui, terzo quarto da urlo per lui, 8 punti, 11 complessivi, è salito in cattedra Piccone, poi Luca Bedetti, il canestro ed il fallo subito. Aveva iniziato il terzo tempo a detta del signor Biagio Napolitano. E dunque si ferma il parziale di 18-0 per il Globo con il canestro di Giorgio Broglia, non di Luca Bedetti. Giorgio Broglia che a gioco fermo ha l'opportunità di completare il gioco da tre punti, così non è, e altro rimbalzo di Totò Genovese, il quarto nella partita dell'ex Luca. Ultimi 40 secondi con Piccone, chiama il blocco di Genovese, poi si apre, solito movimento di Genovese, Sebastianelli neanche lui senza esitare da tre, solo ferro però per il giovanissimo, contropiede con errore però da parte proprio di Luca Bedetti, Giulianova può andare fino in fondo e Cardellini molto intelligente dice 1-1 in l'ultimo possesso, giochiamocelo bene, palla per Piccone, in bonus le due squadre, dunque Rimini non può spender fallo. Con Piccone, ultimi 8 secondi, Sebastianelli vuole andare da Genovese, tocca Ambrosin, restano 5 secondi e 3 decimi prima della fine del terzo quarto, probabilmente c'era discrepanza. C'è discrepanza di 2 secondi e 3 decimi tra il cronometro dei 24 e quello della partita. Dunque 3 secondi, pardon, quasi 4 per tirare Piccone per Sebastianelli, da questi a Cardellini che il tiro se lo deve prendere. Termina il terzo quarto di gioco, o probabilmente
resta un secondo, sì, così è. C'era la discrepanza di un secondo tra il cronometro dei 24 e quello della partita. Palla persa di Cardellini. Eh sì, un secondo a disposizione di Rimini per provare l'ultimo tiro. Rivali per Ambrosin. Il tiro lo prende in tempo utile e scheggia anche il ferro. Termina un grande terzo quarto per Giulianova. 6-1 per i padroni di casa, 4-5 per gli ospiti. Diretta, sempre in diretta qui dal Palacastrum, le voci di Lorenzo Cremone ed Adriano Vannucci vi accompagneranno per quest'ultimo quarto. Adriano, complici anche i risultati di Senigalli e Montegranaro, sta assumendo un'importanza capitale finora questo più 16 per Giulianova, perché le due squadre marchigiane invischiate nei bassi fondi della classifica stanno vincendo. Ma un più 16 che abbiamo visto in tante altre gare vale nulla, perché questi 10 minuti saranno decisivi, perché Rimini farà di tutto per tornare quantomeno agganciati ad una gara che per adesso le sta sfuggendo via grazie a un parziale clamoroso di Giulianova nel terzo quarto. Adriano, c'eri tu in telecronaca in casa con Senigalli e mi insegni che nulla è scontato, neanche quando sei a più 20, neanche quando sei a più 11 o 1 minuto e 30 dalla fine. Dunque Giulianova non ha fatto praticamente nulla. Genovese forzato da tre con l'urlo verso la sua gente. Totò Genovese, 18 per lui, 19 di vantaggio per il Globo. Quando arma quella mano da tre punti fa malissimo alle difese avversarie. Pesaresi trova bene Ambrosin, prima il fallo, qui pochi dubbi, in ritardo proprio Salvatore Genovese nell'unico momento in cui è rimasto in panchina. Giulianova ha sofferto, quando torna però è tutt'altra musica, senza nulla togliere ovviamente a tutti gli altri, ma in attacco è un fattore e da quando è arrivato a Giulianova si sono alzati anche, si è alzata la media punti realizzati della propria squadra. Broglia deve tirare, lo fa da tre punti, realizza il numero 18 Giorgio Broglia, che nonostante i quattro falli sta mettendo tanta intensità sul parquet. 9 punti per lui e 3 rimbalzi. 64-48, proprio Broglia in difesa su Hidalgo, che vuole andare dentro. Hidalgo regge l'urto, poi sbaglia, tocca Hidalgo, Piccoli subisce un colpo al fianco destro. In precedenza Piccoli ha toccato il pallone con il piede e dunque possesso rinascita Rimini. Torna in panchina il numero 11 Luca Bedetti, autore di 13 punti, lui e Tommaso Rinaldi a quota 11. In questo momento entrambi in panchina, i due giocatori per Rimini in doppia cifra. Francesco Bedetti, lo scarico per Broglia contro Piccoli, raddoppiato da Genovese, regge bene la difesa. L'ultimo tocco è di Sebastianelli, se non andiamo errati, così è. Restano 8 i secondi per l'attacco della squadra ospite, per la squadra romagnola.
8:39 da giocare tra i fischi del Palacastrum. Riceve Ambrosin, scarica proprio su Pesaresi che si prende il tiro forzato e sbagliato. Tocca Piccoli, ma è Ambrosin che raccoglie e segna il meno 14. Anche la panchina di Rimini vuole crederci. Hidalgo a portare avanti questo pallone, scarica su Piccoli, importante ora per Giulianova non far rientrare Rimini. Hidalgo, la sua penetrazione, errore però di Hidalgo, rimbalzo di Broglia, qui sfortunato l'ex Oleggio. Rivali in contropiede, Broglia senza esitare, prende, spara da tre, errore per lui. Rimbalzo di Sebastianelli che poi mette ordine. E Giulianova con Piccone, scarica su Genovese, altro tiro da tre punti, mamma mia, mamma mia, Salvatore Genovese, altra tripla di Genovese, 5 su 11 da 3, errore di Rimini, rimbalzo dello stesso Genovese, 21 punti, 5 rimbalzi, qui Piccone partecipa al festival delle triple, altro canestro, il Giulianova ora tocca il massimo vantaggio sul più 20, 7-0 per chi difende, 5-0 per chi attacca. Il secondo tempo di Piccone, niente male finora, Rivali regge Piccone su di lui, palla per Ambrosin, ancora Rivali, palleggio, arresto, tiro forzato e sbagliato, Genovese tocca, Piccone ricontrolla. Poi Pesaresi si allaccia su Genovese. Giulianova ne è uscita bene dal tentativo di rimonta di Rimini. Meno 14 e poi due triple in fila. Applaudito Sebastianelli. Torna gobbato, le due triple di Genovese e Piccone dopo. A dare un più 20 importante a Giulianova. Con Hidalgo che rimetterà questo pallone. Piccoli per Gobbato, è tornato in campo nonostante abbia tre falli Enrico Gobbato. Hidalgo in uno contro uno, fuori proprio per Gobbato, 6 secondi, deve tirare qualcuno. Hidalgo in penetrazione, fuori per Genovese, ha toccato con un piede un difensore di Rimini, dunque sarà riciclato a 14 il cronometro per l'attacco del globo. Dentro Nicolò Moffa, fuori Luca Pesaresi, che in questa partita non ci è entrato finora, 0 punti, 0 su 8 dal campo, meno 6 di valutazione. Piccone molto abile, in difficoltà a raccogliere il massimo, cioè tenere il possesso della sfera, far carambolare il pallone contro Rivali. 9 secondi per l'attacco giuliese con Hidalgo che rimette per Gobbato. Piccoli si prende il tiro dalla media, errore però da parte di Piccoli. Lotta al rimbalzo punito Enrico Gobbato, reo di aver spinto il suo avversario. Quarta penalità da parte di Enrico Gobbato, secondo fallo di squadra per il globo Giulianova in quest'ultimo periodo. È sempre difesa a zona, zona 2-3, quella della squadra di coach Cesare Ciocca. Con Rivali dietro il blocco di Rinaldi si prende la tripla Eugenio Rivali e va a realizzare 4 su 19 complessivo da 3 punti per l'albergatore pro. Blocco di Piccoli, si stampa lì Bedetti, Hidalgo dentro, che bravo Shaquille Hidalgo, 13 punti, 6 su 12 dal campo, 5 rimbalzi e 5 assist, il solito Shaquille Hidalgo, la solita prova completa di Shaquille Hidalgo, con Rinaldi che non riceve e Piccoli che però commette fallo. E come in precedenza per Gobbato, quarto fallo personale anche per l'ex giocatore del Bergamo, cresciuto proprio in terra lombarda. Moffa riceve, Rivali non si prende la tripla, finta su Piccone, poi va dentro Rivali, scarica per Broglia, lui non rifiuta il tiro da tre punti ma lo sbaglia, il rimbalzo di Enrico Gobbato, ora sì vicinissimo alla doppia doppia.
Enrico Gobbato, 10 punti, 9 rimbalzi, qui errore di Genovese da 3 punti, si resta sul 72-53, finta di Francesco Bedetti che poi va fuori da Rivali, dentro per Rinaldi che ha posizione, e qui Piccoli può far poco, posizione profonda da parte di Rivali che realizza, canestra del meno 17. Siamo entrati nella seconda metà del quarto periodo, 4-54 per l'esattezza, brutta palla persa da Piccone che poi va a spender fallo su Francesco Bedetti, e dovrebbe trattarsi di quarto fallo di squadra, così è, il Giulianova entra in bonus in questo momento, 4-51 da giocare, ogni fallo corrisponderà a un viaggio in lunetta per la squadra ospite. Rivali per Bedetti, ancora Rivali da questi a Broglia, nessuno tira, Broglia in penetrazione, fuori extra pass, Rivali finta su Hidalgo, palleggio, arresto, tiro, gli esce però Rinaldi, a rimbalzo in attacco, altro errore, poi Gobbato prima però, il fallo è del numero 18, Broglia, quinto fallo nella partita di Broglia, esce uno dei più positivi di coach Massimo Bernardi, chiude la propria partita con 9 punti, 4 rimbalzi. Giorgio Broglia, impreciso come d'altronde tutta Rimini. Giorgio Broglia, 2 su 6 dal campo. 6 falli subiti, questa è la prestazione di Broglia che ha 4 minuti e 30 dalla fine. Deve abbandonare il parquet, 5 falli per lui, Hidalgo sfidato al tiro. Spinto Piccoli, se non andiamo errato il fallo è del numero 14 Francesco Bedetti ed è il terzo di squadra dell'Albergatore Pro. Finora decisivo il 23-5 di parziale nel terzo quarto, tripla con errore, tocca Gobbato e Moffa è l'ultimo a toccare il pallone, il signor Biagio Napolitano va a dire a Moffa l'hai toccata tu, lotta in uscita dalla rimessa, fallo del numero 11 Luca Bedetti, quarto fallo di squadra anche per Rimini, dunque bonus esaurito per tutte e due le squadre. Genovese in uscita dalla rimessa, sbaglia però con il jumper dalla media, si resta sul 7-2 per chi difende, 5-5 per chi attacca. Rivale, extra pass, Moffa per Bedetti, buona scelta di tiro, è da 3 punti Francesco Bedetti, va a realizzare il canestro del meno 14, 10 punti finora per lui. Con Hidalgo, vuole giocare anche un po' con il cronometro ora Giulianova, c'è proprio Francesco Bedetti su di lui, contatto falloso del difensore, e dunque dicevamo in precedenza bonus esaurito per le due squadre, e allora il viaggio in lunetta qui è di Shaquille Hidalgo. Era Gobbato a rimbalzo in attacco dopo il tiro libero sbagliato di Hidalgo, l'ultimo a toccare proprio Enrico Gobbato, e dunque si riparte sul più 15 Giulianova, 3-42 per chiudere questa partita. Rimini che tenterà l'ultimo assalto, 3 punti, Moffa la sbaglia, Rinaldi tocca, è proprio di Rinaldi il fallo, e allora ci saranno altri 2 tiri liberi per il Globo Giulianova. Thank you.
1 su 2 per Salvatore Genovesi a gioco fermo. ...3:23 da giocare. Bedetti rifiuta il tiro, scarica su Moffa, Gobbato tocca, poi la riconquista ancora Enrico Gobbato, cost to cost di Enrico Gobbato, bravo, bravo, bravo. Time out Rimini più 16 Giulianova, più 18, pardon. Dopo le time out di coach Massimo Bernardi si torna sul parquet, 3:13 per chiudere questa partita. Bravissimo Enrico Gobbato a recuperare il pallone in difesa, ad involarsi in contropiede. La palma di MVP finora è tutta per lui. E Eugenio Rivali, palleggio, arresto e tiro, lo sbaglia, tocca Genovese, poi controlla il numero 3 della squadra di casa, Piccone. Per Hidalgo, è lui che porta avanti questo pallone. Giulianova non ha intenzione di aumentare i giri del motore. Hidalgo commette fallo in attacco su Francesco Bedetti. Palla persa da parte di Shaquille Hidalgo, prestazione comunque super dell'ex Oleggio Basket. Shaquille Hidalgo. Moffa si prende la tripla, la sbaglia ancora Genovese al rimbalzo, tocca Rivali, poi riprende il pallone. Chissà se è davvero calpestato la linea quando ha ricevuto il pallone, è di questo avviso il signor Biagio Napolitano. Palla persa da parte di Giulianova, palla persa da parte di Rimini. Si tratta di rimessa per il Globo a 2:42 dalla fine. Giulianova ha messo il piede sull'acceleratore, lo ha premuto forte nel terzo quarto e non sta mollando più la presa. Hidalgo per Genovese, finta il tiro, scarico in angolo per un buon tiro da parte di Gobbato. È da due punti ed è nuovo più 20 con Enrico Gobbato, ombra del partito quest'oggi. Bedetti sbaglia da tre punti, rimbalzo di Genovese, sta conducendo Giulianova, lo sta facendo molto bene. In arrivo gli ultimi due minuti qui al Palacastrum con il blocco di Genovese. Hidalgo va dentro da solo a prendersi un altro fischio degli arbitri, a prendersi un altro viaggio dalla lunetta. Stanno scorrendo anche i titoli di coda con Giulianova che va bene contro Senigallia, ha rischiato davvero di buttare tutto all'aria, ma qui più 20 a 2:04, difficile pensare a un esito se non quello della vittoria della squadra di casa. Eugenio Rivali in panchina, torna in maglia numero 6 Luca Pesaresi e nel frattempo Shaquille Hidalgo a gioco fermo. Sbaglia il primo dei due tiri liberi, ha una seconda chance per ritoccare il massimo vantaggio di Giulianova sul più 21. Così non è. Shaquille Hidalgo è un difetto, gliela dobbiamo pur trovare nella sua partita. 2 su 5 a gioco fermo. Moffa, altra tripla, questa entra. Niccolò Moffa con il canestro del meno 17, 78-61. Con Piccone a scambiare con Genovese. Piccone poi per Piccoli, vuole andare sotto da Gobbato, anticipato proprio da Moffa. Giulianova attesa dalla trasferta
in casa della Bacheri Piacenza di domenica prossima, e chissà se si disputerà, ovviamente attesa dalla partita in casa contro Piacenza, e chissà se si disputerà la partita con l'emergenza coronavirus, che comunque ha fatto in modo che non si giocasse il match proprio tra Piacenza e Iesi in questa ottava di ritorno. Francesco Bedetti con il canestro ed il fallo subito, fuori Tommaso Rinaldi che torna in panchina. È entrato in maglia numero 8 Yuri Ramilli. Hidalgo con il possesso del pallone, la sua finta, lo scarico per Piccone, finta, palleggio, arresto, tiro sbagliato, l'ultimo tocco è della difesa, bravo ancora Marcello Piccoli a lottare anche su questo rimbalzo. 78 Globo Giulianova, 64 Albergatore Pro Rinascita Rimini. 1:15 da giocare con Piccone che cerca e trova Hidalgo, chiamato l'isolamento di Hidalgo, 1 contro 1 su Bedetti, 6 secondi a disposizione di Hidalgo che poi non trova Genovese, bravo Bedetti a recuperare il pallone, Ramilli in contropiede per Pesaresi, ancora Ramilli che si arresta, sbaglia, rimbalzo di Genovese quando è iniziato l'ultimo minuto di gioco e i giovani Alessandrini, Cianella e Recchiuti pronti a entrare in campo con Piccone. Chissà se avranno tempo di fare il loro ingresso nella partita. Cianella lo ha fatto nel primo tempo, Genovese raddoppiato, Hidalgo nell'angolo per Gobbato da 3 punti, questo lo sbaglia, poi tocca Piccoli e Hidalgo se la ritrova lì e non deve fare nient'altro che appoggiare i 2 punti. 80 punti realizzati, Adriano, complimenti a questa Giulianova quest'oggi. Beh, lo dicevamo inizio partita, pareggio dei grandi numeri, prima o poi Giulianova avrebbe dovuto battere una delle top 3. Ce l'ha fatta, forse nel momento più difficile, con giocatori fuori, insomma un roster anche abbastanza rimaneggiato, ma il cuore giallo-rosso c'è, è grande e si è visto questa sera. E batte forte il cuore giallo-rosso con Piccone ad esultare con la sua gente. Un applauso anche a coach Cesare Ciocca che ha saputo fare di necessità virtù. Giulianova segna 80 punti in casa contro la terza forza del girone, sfata anche questo tabù, non aveva mai battuto nessuna delle prime 5 forze della classe. 22 punti, 8 rimbalzi per Genovese, 14 più 10 per Gobbato e poi da non dimenticare la prova tutto cuore di Piccoli, Hidalgo, Piccone, chiunque sia entrato in campo. Giulianova batte Rimini, il Globo si prende questi 2 punti, 80-64. Grazie ad Adriano Vannucci e da Lorenzo Cremona, è tutto qui dal Palacastrum.